fine agosto 2019, Mare di Ostia prima dell'arrivo delle perturbazioni autunnali. Una giornata dedicata al nostro litorale. La mattina un tuffo nelle acque cristalline antistanti lo storico Kursaal. Agitarsi di diverse forme di vita tra scogli di tremolina completamente ricoperti da strati di mitili. Con la sorpresa di un carosello di spicole e marmore su un fondale sabbioso con straordinaria visibilità. Che dire, eccezionale il mare di Roma in questo tardo agosto. L'idea di passare l'inverno, se mai arriverà, con il ricordo di questo avvolgente mare caldo, mi induce a non perdere l'attimo e nello stesso pomeriggio provare una immersione a Torpaterno, Boa 7, con gli amici del Blue Marlin di Sabrina Macchioni. Già alla partenza dal porto di Roma alcune curiosità. Tra un fitto di minarsi di latterini, la insolita bassa marea fa emergere una fitta linea di ostriche. Singolare circostanza che induce complice via del campo di Fabrizio De André alcune riflessioni sulla pervasività della vita. Certo, altra cosa, la temerarietà del cibarsene. In questo settore della secca, le premesse del mattino si sono generalmente mantenute. Tuttavia, le piogge che in questi ultimi giorni hanno interessato l'Italia centro-settentrionale hanno apportato, con il Tevere, fortuna e croce di questo litorale, un sovrappiù di nutrienti, alimentando la solida abnorme crescita di alghe sulla distesa delle splendide gorgonie, con i polipi aperti alla corrente. Come qualche giorno fa alla Boa 1, anche questo tuffo ha lo scopo di mettere a punto una configurazione accettabile per riprese ravvicinate. Come sempre, i soggetti non sono mancati. Gorgonie, cernie, corvine e murene. E in più una bella modella dotata di notevole acquaticità. Mi accingo alla risalita con l'idea che, vista l'abbondanza di pesci, una diversa configurazione mi avrebbe forse supportato meglio. Tuttavia, in questo scorcio d'estate, ancora una volta, a due passi dalla riva e a poche miglia al largo, i fondali di Ostia mostrano una insospettabile ricchezza di vita e limpidezza delle acque. Aspetti che inducono a ritenere produttivo e saggio un percorso virtuoso. Una più stringente tutela dell'ambiente, depuratori più efficienti e controlli sempre più accurati.